guarda, le grandi sfide è sicuramente puntare su sicuramente quello che è fondamentalmente il DNA di ciascuna azienda in un'ottica di implementazione di quelle che sono le politiche di well-being. Ed essendo noi un'azienda sportiva con una lunga tradizione, siamo un'azienda nata nel 48. Uno dei punti fondamentali è quello legato allo sviluppo dell'attività sportiva. Da questo punto di vista, il nostro compito è reso semplice dalla nostra natura, pertanto abbiamo messo a disposizione di tutti i dipendenti la possibilità di accedere in modo libero alla palestra aziendale, la mattina prima di iniziare l'attività lavorativa, durante la pausa pranzo, con una, pausa pranzo lunga, di almeno 2 ore, e con l'accesso post attività lavorativa fino alle 10 di sera. Quindi c'è un'ampia scelta in un'ottica di benessere fisico nel accedere a corsi, in tutta quella che è la sala corsi, dal Pilates, a HIIT, allo yoga, ma poi tutta la sala pesi, la sala cardio con personal trainer che supportano e coadiuvano l'attività fisica di ciascuno, perché per noi il benessere psicofisico è fondamentale nell'ottica poi di una performance che va a esplicarsi nell'attività quotidiana. Quindi, poi oltre alla palestra aziendale abbiamo a disposizione un campo da beach volley dove ogni estate si consumano tornei all'ultimo sangue e dove puntualmente si trova l'amministratore delegato, anche lui in squadra, o talvolta nella sala corsi si trova anche il presidente, nonché proprietario dell'azienda, Enrico Moretti Polegato. Ultima cosa, abbiamo anche una pista da running in terra battuta per chi non se la sente di cimentarsi magari sulle colline del Montello e quindi su percorsi un po' più impegnativi, quindi sempre in quello che è il perimetro aziendale si ha la possibilità di svolgere anche un'attività di running. Ma per noi well-being non è soltanto attività fisica, è anche cura della persona, tant'è che a disposizione di tutti i dipendenti c'è un osteopata che settimanalmente viene, quindi sulla base di quelle che possono essere le esigenze personali di ciascuno, ci sono dei trattamenti che possono essere seguiti. Per noi è fondamentale, riuscire ad avere, un team che sia ingaggiato, che sia assolutamente coeso rispetto anche proprio a quello che è il DNA sportivo dell'azienda, perché appunto non ci dimentichiamo che Diadora è un'azienda sportiva e come tale noi abbiamo il desiderio che le persone che abbracciano il progetto di Diadora abbiano o siano, passatemi il termine, sport addicted, quindi che faccia parte della loro quotidianità e non sia soltanto un qualcosa di posticcio perché lavorano in un'azienda sportiva, assolutamente. Allora, questo è un forte punto d'attenzione che ci ha fatto pensare soprattutto nel 2020. Quindi, diciamo, al rientro dal lockdown, era giugno del 2020, abbiamo voluto lanciare una engagement survey per andare ad analizzare 3 finestre: la fase del lockdown, la fase della ripresa e la fase del futuro. Perché il nostro dubbio era che ci potesse essere qualcuno che soffrisse dal punto di vista psicologico e che quindi il lockdown avesse effettivamente influito in maniera negativa. Devo dire che da questo punto di vista i risultati sono stati molto incoraggianti, nel senso che non avevamo criticità da gestire. Ma è emerso un elemento molto interessante. Le persone avevano e hanno espresso la necessità di andare a rafforzare e implementare quelle che erano le loro soft skills. Quindi, perché ciascuno era consapevole del fatto che aveva fatto, come posso dire, aveva fatto ricorso a competenze di un certo tipo, ma non sapendo spiegarne la natura, oppure avendone una vaga idea e volendo implementarle, avevano espresso questa volontà di poter lavorare sulle competenze soft, ragione che ci ha fatto iniziare a sondare il mercato e ci ha fatto lanciare a gennaio del 2021 una piattaforma di e-learning sulle soft skills, Good Habits. Una piattaforma che dava la possibilità, che dà la possibilità a tutti i dipendenti di poter accedere al 100% del catalogo e potersi costruire sia in autonomia un percorso di formazione, sia attraverso il soft scan,
che è il tool all'interno di GoodHabitz che attraverso i Big Five va ad analizzare quelle che sono le necessità del dipendente e stilare un programma di formazione.